custodiano al centro storico di Siderno. $5.990 buoni motivi per venirci a trovare. Il resto è solo pubblicità. Ritorto Mobili presenta Full Casa, la promozione ideata e progettata per te. Arreda la tua casa ad un prezzo eccezionale, solo €5.990. Cucina completa di elettrodomestici, tavole, sedie, parete attrezzate e camera da letto di alta qualità e dal design moderno e funzionale. Ritorto Mobili ti consente di personalizzare ogni dettaglio con finiture e colori a tua scelta, adattando la promozione Full Casa ai tuoi gusti e ai tuoi spazi. Ritorto Mobili sceglie da sempre il meglio per te. E allora cosa aspetti? Esprimi un desiderio. Ritorto Mobili, a Gioiosa Ionica. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermon & Plain, Siviglia. Heritage, Calvin Klein, Mastai Ferretti, Desigual, Lucky Luke. Fix Design, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion. Condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. A Siderno, in Piazza Risorgimento, apre il nuovo centro polivalente. Grazie alle nostre apparecchiature brevettate e più di 26 anni di esperienza, ti liberiamo dal vizio del fumo con una seduta di 20 minuti. Ti aiutiamo a perdere fino a 30 kg di peso senza diete né farmaci e ti aiutiamo a combattere ansia, stress e depressione. Presso il nostro centro si effettuano anche corsi preparto con un'esperta ostetrica e corsi di yoga con insegnante professionista. Chiama subito per fissare un primo consulto gratuito dove effettueremo test specifici in base al tuo problema e saprai subito i benefici che potrai ottenere con le nostre apparecchiature. Centro Polivalente Siderno, da 26 anni al vostro servizio. Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati! Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica.
L'appuntamento di inizio settimana con la rassegna stampa di Telemia rigorosamente in diretta. Ben ritrovati a tutti, è lunedì 14 novembre. I quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola. Tutte importanti le notizie quest'oggi, soprattutto eletti i due nuovi sindaci dove si è votato ieri per questo turno elettorale autunnale ad Africo. Ha vinto il giovane Francesco Bruzzaniti a San Ferdinando, l'affermazione di Andrea Tripodi, che diventa così i nuovi primi cittadini di questi due comuni, questo della Piana, tra i più importanti San Ferdinando, e naturalmente della Locride, questo di Africa, entrambi commissariati. Tra poco vi daremo il dato conclusivo, il dato ufficiale, ma soprattutto ci sono anche le notizie di calcio, riepilogheremo quello che è accaduto ieri, questo ultimo weekend, ma soprattutto le sfide di ieri dove ci sono stati diversi pareggi, ma dove dobbiamo segnalarvi la crisi ormai accertata della Regina, che ha perso la quarta gara di fila 3-0 ieri a Melfi. Pesantissimo il punteggio per i ragazzi di Zeman. Il presidente Preteco ha affermato che l'allenatore non è in discussione. Perde anche il Roccella e anche il Siderno in eccellenza, come del resto la Cittanovese. Bene sabato il Locri con il Reggio Mediterraneo. Tra poco attraverso le pagine sportive faremo un attimino il punto prima della puntata di questa sera di Tutti in Campo, dove saranno riepilogati tutti i risultati, i commenti con anche gli ospiti in studio per quanto riguarda i giudizi su quanto accaduto ieri nei campi di calcio. Ma andiamo con ordine, prime pagine, anticipiamo subito l'apertura per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Operazioni Fitti Zero, Regione al contrattacco. Viscomi replica dura a Tallini, non è più possibile gestire beni, spendere soldi come in passato. A Paravati ieri domenica di preghiera accanto a Natuzza, oggi il nostro servizio nel TG. Migliaia di fedeli per l'anniversario della statua della Madonna, vedete la grande folla dei fedeli in preghiera per Natuzza a Paravati. A Paola invece avvertimento a due affiliati del clan Rango Zingari, bruciato il portone della casa dei due fratelli, uno dei quali è in carcere. E ancora Trivelle in mare, corteo di protesta, il taglio basso per le elezioni non dà ancora il dato definitivo il quotidiano, ma in realtà i due sindaci ormai sono ufficiali, si tratta di Francesco Bruzzaniti ad Africo e Andrea Tripoda a San Ferdinando, vedete, verso la vittoria, uno in testa d'Africa, l'altro in cima alle preferenze a San Ferdinando. Spoglio nella notte per i due paesi, tornata alle urne dopo le infiltrazioni mafiose. Ad Antoni Mina, notizia che è rimbalzata subito sul nostro portale ieri, che tra poco ritroveremo anche sul nostro sito. Allevatore trovato morto in fondo al burrone, era al pascolo con le mucche, forse è caduto. E poi nello sport, vedete, di spalla ci sono tutte le notizie con i titoli che troveremo all'interno. Il Cosenza guadagna un bel parallecce, Vibonese, Corsara, KO della Regina, perde ancora il Catanzaro, adesso ultimo in classifica. Il Rende non decolla, siamo in Serie D, vince solo la Palmesa, abbiamo detto della sconfitta del Roccella, Ninetto Musiolo con il Gela. Per gli altri sport, la Tonno Callipo sbanca Verona, la Viola crolla in casa contro Rieti. Andiamo direttamente ad occuparci di Gazzetta del Sud per completare i titoli di prima pagina. La DDA stringe sui jihadisti, questo è il titolo di apertura. Lo scafista siriano aspetta il riesame, entrambi sono in carcere a Rosarno, sospetti terroristi in Calabria, chiuse le indagini sul marocchino arrestato a gennaio a Luzzi. E come dicevamo, ci sono due nuovi sindaci, eccolo il dato elettorale ufficiale, scelti i sindaci di Africo e San Ferdinando. In questa foto vedete il giovane Francesco Bruzzaniti e Andrea Tripodi, che guiderà San Ferdinando, invece Bruzzaniti Africo. Per il calcio il titolo sottotestata, Vibonese e Cosenza da applausi, Regina e Catanzaro crollano in trasferta, i silani pareggiano a Lecce. Vedete in questa foto i giocatori della Vibonese festeggiano il successo 2-0 conquistato a Monopoli, importante questa vittoria per la formazione vibonese. Andiamo direttamente a spalla con gli occhielli di Reggio e Provincia e non solo. Amantea è giallo sul ferimento in casa di un anziano. A Paravati, lo dicevamo, in 30.000 ieri pregano nel nome di Natuzza, una miriade di persone ieri dunque da Natuzza Evolo per il raduno di preghiera dei cenacoli. A Vibo Valentia censore spelle il sindaco dall'aula. A Rosarno una preside gestisce i terreni confessati
Frescate a Vibo 6 mesi fa la scomparsa di Maria Kindamo. Non si hanno notizie di lei ormai da diversi mesi. Era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Abbiamo completato questo giro velocissimo su quelle che erano le notizie di prima pagina. Tra poco ci concentreremo all'interno, perché ci sono le pagine regionali, come al solito la prima parte dedicata al quotidiano del Sud, poi subito sul nostro portale, sul nostro sito www.telemia.it, sempre aggiornato 24 ore al giorno con le news in tempo reale. Questa è la nostra prima pagina di informazioni in diretta, come ogni mattina. Andiamo subito ad occuparci della giornata di preghiera ieri da Natuzza Evolo a Paravati, in 30.000 per pregare davanti alla tomba di Natuzza. Ecco la notizia che viene puntualmente riportata dalla quotidiano del Sud nelle pagine di primo piano. Fede e culti, migliaia di fedeli da Natuzza. A Paravati di Mileto il presidente della fondazione auspica l'apertura della chiesa del Cuore Immacolato. Assente ieri il vescovo Renzo per motivi di salute, a presiedere la messa Don Barone. Vedete la folla ieri a Paravati al parco della fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime. Attivi nella chiesa come lievito, luce e sale, i cenacoli, dunque, lo dicevamo, giornata importante perché si ricordavano i cenacoli che Natuzza Evolo amava tantissimo, alcuni dei principi su cui si fonda la nascita dei cenacoli di preghiera. E ancora la villa della gioia, il grande sogno di Natuzza Evolo, il progetto architettonico in corso di realizzazione è una vera e propria cittadella di fede. Il grande progetto architettonico a sfondo religioso e assistenziale sognato dalla mistica di Paravati Natuzza Evolo è la villa della gioia, un complesso oggi ancora in corso di realizzazione, ma che progressivamente sta materializzandosi dinanzi agli occhi delle migliaia di pellegrini che ogni anno, in un flusso praticamente continuo, visitano la sede della Fondazione Cuore Immacolato di Maria, rifugio delle anime, ente religioso nato su ispirazione proprio di Natuzza Evolo. Vedete un momento della celebrazione di ieri. Cambiamo decisamente argomento. Le pagine Calabria, ancora temi regionali all'interno del quotidiano del Sud. Andiamo ad Amantea, nel Cosentino. Vediamo subito questa news. Anziana ferita, sigilli alla casa, la pensionata per terra priva di sensi, la cucina a soqquadro, soldi e oro al proprio posto, la procura indaga su un vero e proprio giallo. Vedete il presidio ospedaliero San Francesco di Paola, facente parte dello SPOC denominato Paola Cetraro, da quel giorno non parla più. Assoverato invece nel Catanzarese la città riunita per un addio doloroso, ieri i funerali di Romolo Cappuccio, deceduto dopo un intervento al ginocchio. Si parla di un presunto caso di malasanità, tutto da accertare. Tanti messaggi alla famiglia del gelatiere, i conoscenti, e una morte assurda, dicono. E ancora a Reggio, precipita nel dirupo, muore un allevatore. La notizia riguarda la Locreda, arriva da Antonimina. Cause ancora da accertare per questa tragedia. Bruno Condelli, un allevatore di 61 anni, è morto ieri ad Antonimina dopo essere precipitato, per cause che sono in corso di accertamento, in un dirupo. Il fatto è avvenuto in località Scaloni del comune della Locride, dove l'uomo aveva alcune mucche per al pascolo. E ancora, per quanto riguarda le pagine regionali, beni e regione, affitti passivi per oltre 1 milione. Andiamo a pagina 8. Con questa proposta sottoporremo a verifiche serie tutte le partecipate. Vedete l'assessore al personale della regione Calabria Viscomi, l'assessore replica Tallini e spiega il progetto Fitti Zero. E ancora Catanzaro, da Firenze alla Calabria, i mille rivoli del centrodestra, questo per la politica dentro nuovo centrodestra, equilibri molto precari. E poi lo dicevamo, elezioni amministrative ad Africo, spoglio in ritardo, Bruzzaniti è il più votato, affermazione pubblicitaria per Francesco Bruzzaniti, giovanissimo, dunque diventa nuovo sindaco della città di Africo. A San Ferdinando Andrea Tripodi in testa in tutte le sezioni e a tarda notte dunque l'ufficializzazione della sua candidatura, della sua affermazione a primo cittadino, e sarà lui a guidare il comune di San Ferdinando dopo il commissariamento. Paola Clan, avvertimento ai pregiudicati, alla pagina è la numero 9, dopo la sparatoria tra Serpa e Martello l'altro ieri, un altro episodio. Ignoti hanno dato alle fiamme il portone di casa di due fratelli del luogo. Lasciamo anche la pagina 9, proseguiamo, ci occupiamo di Crotone, il mare, la risorsa da difendere, scrive ancora il quotidiano del Sud. Preoccupa dunque l'Air Gun, tecnica che danneggia flora e fauna marina.
il no ai decreti di compatibilità per l'attività di prospezione e ricerca di idrocarburi. A Rossano Riciclart festeggia invece i 10 anni, tutela ambientale e sviluppo sostenibile, due delle variabili alla base dell'iniziativa. Quest'anno la manifestazione si svolgerà da venerdì 18 a domenica 27 novembre. Lamezia Terme, il centro agroalimentare, ospita invece la giornata dell'agricoltura calabrese. L'appuntamento in agenda va in scena oggi, allestiti anche stand e spazi espositivi. A fianco Cosenza, un container diventa una casa per i senza tetto della città. L'iniziativa è di Franco Corbelli e padre Fidele Bisceglia. Siamo alla pagina di Reggio, Consiglio regionale della Calabria. Guerra fredda tra sindacati, CISL contro UIL sulla diffida al segretario generale. Non sono atti illegittimi, ma frutto della stipula di un contratto. Per la UIL vale il peso di due sentenze. Vede Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria. E poi seminario sicurezza, gli obblighi dei datori di lavoro. Andiamo ad occuparci delle altre notizie di oggi, subito le pagine della provincia, iniziando da Brancaleone, quanto scrive Agostino Belcastro. Vediamo questa notizia di apertura. De Fiores illustra i motivi del no. Dunque Brancaleone si prepara al voto referendario del 4 dicembre, come del resto un po' tutta la Calabria. Molti amministratori all'iniziativa del comitato dell'area grecanica. Sono tante le iniziative che sono state messe in atto in queste ultime settimane dei promotori. Il docente di diritto costituzionale ha spiegato le perplessità sulla riforma. Vedete il tavolo dei relatori in una delle tante iniziative per il no. Rogudi, incontri divini per San Martino, sinergia tra parrocchia, proloquio e amministrazione comunale. Momenti enologici e ricreativi in piazza per celebrare la ricorrenza. Bova Marina, altro centro del Regino, seduta pubblica per gli scrutatori, sorteggio, occasioni di trasparenza, si legge in questo virgolettato. In questa foto invece appare il sindaco Vincenzo Crupi, soddisfazioni da parte del primo cittadino. A Villa San Giovanni, terremoto in comune, bocche cucite, aspettando la convocazione del Consiglio Comunale, forse già oggi la comunicazione della data. San Lorenzo di Spalla, aggressore armato, proseguono invece le ricerche. Andiamo ad occuparci subito di Locride, la polemica per quanto riguarda consorzio di bonifica. Scarfone si difende, io del tutto neutrale, dice l'ex sindaco di Stilo. Il delegato della Regione Calabria replica alle accuse e caos per il rinnovo delle cariche all'interno del consorzio di bonifica. In questa foto appare Arturo Costa che cerca una riconferma. E ancora i sospetti dei membri di Agri Insieme. A Sant'Agata del Bianco la tecnologia come esca sui temi ambientali. A Monasterace il maltempo preoccupa, previste misure extra per eventi alluvionali. Ancora a Siderno, un'antimafia credibile per contrastare la criminalità, presentato Tragediaturi, opera dell'ex parlamentare Francesco Forgione. Vedete un momento della presentazione del libro per quanto riguarda l'iniziativa che si è tenuta a Siderno, magistralmente condotta l'iniziativa dalla giornalista e collega Maria Teresa D'Agostino. Andiamo avanti, Piana, Melicucco, Valerioti apre alla minoranza. In questa foto il sindaco Salvatore Valerioti, eletto dopo le amministrative di giugno. Tra i temi proposti, tributo di scopo e indennità dimezzate. Sindaco favorevole al consiglio richiesto dalle forze di opposizione. Ancora a Siderno, nonna Vincenzo unisce Piana e Locride, festa per i 100 anni della signora originaria di Lauriana di Borrello. Eccola la signora Vincenza Cutuli, auguri da parte della nostra redazione per questo prestigioso traguardo dei 100 anni. Ad Oppido Mamertina, salvato un tasso dall'avvelenamento. E ancora ad Oppido, riapri i battenti la piscina che rispetta l'ambiente. A Gioia Tauro, un calcio alle Endrine da fede, sport e legalità. Era l'ultima notizia della Piana, direttamente ai temi dello sport. Crotone, che ieri non ha giocato per gli impegni della nazionale, invece in crisi la Regina, pesante sconfitta, pareggia il Cosenza 1-1 con il Lecce. Ma vediamo subito le sconfitte di Catanzaro e Regina. Iniziamo dalle Aquile. Le Aquile precipitano sull'Etna, 3-1 del Catania sul Catanzaro di Zavettieri. Tavares pareggia l'immediato vantaggio dei locali, ma è solo un'illusione. Il Catanzaro crolla per l'ennesima volta a Catania e scivola adesso in ultima posizione. L'allenatore Zavettieri al 90° afferma: risultato frutto dei nostri errori. Sulle tre espulsioni non accetto lezioni di fair play. La caduta, l'ennesima della Regina, quarta sconfitta consecutiva, adesso è crisi.
A Melfi la regina perde anche la faccia, primo tempo da incubo, nella ripresa un illusorio quarto d'ora prima del crollo. Quarto KO consecutivo per gli Amaranto che capitolano contro l'ultima della classe. La rabbia del presidente, i giocatori facciano mia colpa, praticò assolve l'allenatore Zeman che non si tocca, il tecnico infatti non è a rischio, i tifosi fine gara rivolgono le spalle alla squadra. Andiamo avanti, altri temi per quanto riguarda la giornata sportiva di ieri. Vibonese che blitz a Monopoli, importante la vittoria per 2-0 della Vibonese di mister Costantino sul terreno delle Monopoli. Caffo al 90esimo afferma bene il risultato insieme alla prestazione, vedete in questa foto un sorridente Pippo Caffo, presidente della Vibonese, e qui il tecnico Massimo Costantino che sta compiendo senza dubbio un autentico miracolo, far uscire la Vibonese dai bassi fondi della classifica, e ci sta riuscendo il tecnico vibonese. Rende, una sconfitta che fa male, perde le rende tra le mura amiche, vince la Turris 3-1, e adesso la sconfitta del Roccella, ma prima vediamo la bella vittoria della Palmese, l'ennesima tra le mura amiche. La formazione al Torrione ha battuto 2-0 la Sicula Leonzio. Dal Torrione al 90esimo al settimo cielo, possiamo giocarcela con tutti, grande soddisfazione da parte del tecnico della Palmese. Per quanto riguarda il Roccella, beffato dal Gela nel finale, un'altra sconfitta nel netto muscolo per il Roccella dopo le buone prove delle scorse settimane, 2-0 ieri contro il Gela che ha segnato Bonanno al 40esimo e poi nei minuti di recupero il raddoppio di Montalbano. Curtale al 90esimo afferma una vittoria regalata, il direttore sportivo recrimina sul risultato, ma sono sicuro che ci salveremo, è convinto Curtale. Roccella beffato dal Gela nel finale, Roccella che aveva giocato una buona gara, è stato negato anche un calcio di rigore alla formazione di mister Galati. Andiamo ad occuparci adesso del campionato di eccellenza, lo abbiamo detto, la sconfitta della Cittanovese 3-0 ieri a San Biase, un bel triste firmato San Biase, e poi ancora il Locri che sabato ha vinto il Reggio Mediterraneo, una bella vittoria quella della squadra di mister Ferraro, dunque Locri in emergenza, ma certe risposte sono tuttavia arrivate. Reggio Mediterranea ha dimostrato di essere comunque una buona squadra e anche in salute. Per quanto riguarda invece la sconfitta del Siderno, vedete quella di ieri a Gallico 1-0, gol partita di Cormaci. Cormaci ha segnato il gol che ha regalato i tre punti al Gallico, risolve dunque Marco Cormaci, vince il Gallico Catona, Siderno affonda ancora, ospiti al quinto KO consecutivo, dunque tanto lavoro per il nuovo allenatore Tonino Figliomeni che da poco ha preso in mano il Siderno. Vediamo il campionato di promozione, girone B, ieri c'era il derby della Piana che è finito in parità 1-1, Centenari porta avanti la Gioiese e Mazzitelli risponde per il Rosarno sul rigore. Nella ripresa i padroni di casa sprecano diverse occasioni per passare. Gioiosa Ionica e Villese non si fanno male, finisce 0-0 a tratti, gara spettacolare, poi alla fine le due squadre si accontentano del pareggio. La Bagnarese si mangia le mani, scrive ancora il quotidiano, mentre l'altra sfida molto importante, quella che si è giocata a Taurianova, è finita 2-2, Cavallaro salva il Caulogna, Taurianovese ancora a secco. Da 9 turni giallorossi non ottengono una vittoria, Silvano tecnico del Caulogna in questa foto da poco ha preso in mano la situazione, e dunque un buon punticino che fa morale per il Caulogna che deve uscire al più presto dalla zona playout. E ancora lo 0-0 del Soriano contro il Brancaleone. Nel girone D la Bovalinese vola, ma soprattutto bene anche il Real, un po' tutto come Copione quello che è accaduto in prima categoria, il Real Melicucco supera il Bianco, la Ravagnese cade a San Ferdinando. Sabato nell'anticipo c'è stata la vittoria del Mamola 4-1 con il Palizzi. Bene, stacchiamo con il quotidiano del Sud, abbiamo un po' riepilogato quello che è accaduto ieri sui campi di calcio, dove non sono mancate le sorprese e dove ci sono stati comunque diversi pareggi. Sono tante le calabresi che stanno attraversando un momento veramente difficile, riflettori soprattutto sulla Regina, la quarta sconfitta consecutiva. Capiremo meglio quello che sta accadendo alla formazione Amaranto nei prossimi giorni, anche se il presidente ha assicurato che l'allenatore Zeman non si tocca, però ci sarà sicuramente un immediato ritorno sul mercato per rafforzare una squadra che ha bisogno secondo noi di molti ritocchi. Andiamo sul nostro portale perché si completa qui la prima parte, tra poco ci occuperemo di Gazzetta con tutti i temi del comprensorio e della provincia. Antonimina, vedete la notizia che domina oggi su tutti i quotidiani, è morto l'allevatore precipitato in un dirupo, corpo era stato trovato da parenti, recuperato da elicottero e vigili del fuoco. E ancora Monsignor Oliva, è ancora tempo della misericordia, afferma il vescovo della diocesi di Locri
Il Gerace, Monsignor Oliva, si conclude l'anno santo, continua però il tempo della misericordia, aggiunge il nostro vescovo. Roccella Ionica, arrestati due presunti scafisti dell'ultimo sbarco, sono di nazionalità ucraina e sono stati fermati dalla polizia del commissariato di Siderno. E ancora poi lo sport, molto ricca la pagina sportiva del nostro portale, già al termine delle partite di ieri, anche per il volley, vedete, ma soprattutto per la Lega Pro. Statelle illude, Mancuso centra il paro, un punto a testa per Lecce e Cosenza, bella la sfida di Lecce dove il Cosenza era passato anche in vantaggio, finisce 1-1. E poi la cronaca, vedete, Antonimina è morto, l'allevatore precipitato in un dirupo. E ancora per lo sport, la Vibonese colpisce e sbanca Monopoli, e poi la Regina nel momento di crisi, il Catanzaro perde a Catania ed è ultimo in classifica, Regina imbarazzante, gli Amaranto sprofondano a Melfi, Zeman a rischio, questo è il punto di domanda, ma il presidente Pratico ha fatto capire che non ci sono problemi per il tecnico, rimarrà al suo posto in prima categoria. Nona sinfonia per la Bovalinese, che ormai non trova ostacoli, nona vittoria di fila per una Bovalinese che sta giocando un grande campionato e punta alla vittoria finale per il ritorno in promozione. Abbiamo detto la sconfitta del Roccella, qualche altra notizia per gli altri temi della giornata. Oggi partirà dalla Calabria invece la carovana solidale e resistente per la Grecia. Non ci sono altre notizie, ci potrebbero essere altri aggiornamenti tra poco, soprattutto per quanto riguarda le elezioni di Africa e San Ferdinando. I due nuovi sindaci, lo ricordiamo, sono Francesco Bruzzaniti e Andrea Tripoda. Attendiamo anche la news sul nostro sito e noi andiamo direttamente ad occuparci di pagine Calabria, le pagine regionali. Qui c'è invece il dato definitivo di questi due comuni che vi daremo tra pochissimo. Nel frattempo turismo, gli aeroporti, questione più urgente, vedete il virgolettato. Il sottosegretario Dorina Bianchi, impegnato in Cina alla fiera di Shanghai, analizza la situazione dal Pollino allo Stretto. Ottimo lavoro con la Russia, la parola d'ordine è destagionalizzare, la nostra lentezza diventi attrattore, dice. Morte sospetta, il primario c'era o no? Dunque parliamo di questo presunto caso di mala sanità. Ieri intanto si sono svolti i funerali a Soverato, il PM di Catanzaro opita per l'archiviazione ma la famiglia della vittima si oppone. Al rush finale l'indagine sul decesso al policlinico di un 71enne di Squillace. Per il cardiochirurgo e altri tre medici è stato chiesto il rinvio a giudizio, l'udienza inizierà lunedì 21. A Catanzaro in fuga, abbattono un palo, fermati due giovani dopo lungo inseguimento, i carabinieri accertano che un 18enne guidava senza patente. A Borgia continua la catena di furti, svaligiata farmacia, rubate armi in un appartamento, in entrambi i casi non c'è stato scasso, indagine comunque in corso. Andiamo ad occuparci delle altre notizie sempre nelle pagine Calabria. Vedete questa foto, appare il sindaco della città di Reggio Giuseppe Falcomatà, Falcomatà PD, percorso condiviso. Il nuovo esecutivo di Palazzo San Giorgio sarà varato dopo il referendum, prende tempo dunque per il varo della nuova giunta comunale di Reggio il sindaco Falcomatà. Il sindaco della città di Reggio Calabria si è confrontato con vertici democratici in vista del rimpasto di giunta. Necessario recuperare parchi e zone verdi, appello del vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro. Ecco in questa foto il vice sindaco della città metropolitana. Consiglio regionale, atti contrattuali, la CISL, FP sicura, tutto regolare. Contestati intanto l'iniziativa della UIL FPL che chiede di revocare tutto. Il segretario generale invitato a dare continuità all'applicazione degli istituti previsti. Proseguiamo, 80enne trovata ferita, è giallo la notizia, l'abbiamo anticipata nei titoli di apertura. Andiamo subito a dare un'occhiata a questa news a pagina 13. La casa dell'anziana di Amantea è stata posta sotto sequestro dai carabinieri. La pensionata, trasferita ieri nell'ospedale di Cosenza, non è ancora in grado di parlare. La direzione delle indagini è stata assunta dal PM Cerchiara della Procura di Paola. Vedete, l'anziana versa in gravi condizioni, l'ottantenne è stata trasferita d'urgenza nell'ospedale civile dell'Annunziata. Atto vandalico nel campo sportivo è successo al lago, danneggiate le porte e gli spogliatoi dell'impianto di lago. Vedete il sindaco del piccolo centro, Enzo Scanga. E ancora Cassano, trivellazioni, la procedura di intervento
Lazio è ancora operativa. Proseguiamo, ancora temi Calabria. Jadin Calabria chiuse le indagini sul marocchino arrestato a Luzzi, e poi, come dicevamo già prima, 30.000 fedeli in preghiera. Da Natuzza Evolo se ne occupa approfonditamente anche Gazzetta del Sud con questo ampio servizio di Vincenzo Varone. Commozione ieri a Paravati di Mileto, 23 anni fa l'arrivo della statua della Madonna. Don Varone annuncia: presto saranno ultimati i lavori della nostra chiesa. E ancora, per quanto riguarda le notizie di Gazzetta, Vibbo, l'onorevole censore, espelle il sindaco dall'aula. Caos nel Partito Democratico, il segretario di circolo stigmatizza l'accaduto. Elio Costa, amareggiato: mi hanno impedito, dice, di parlare. In precedenza il capo dell'amministrazione aveva dato via libera alla manifestazione. Te lo scontro, il parlamentare Bruno Censore, il sindaco Elio Costa. L'incredibile episodio ieri pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale, alla presenza del sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri. Tropea, il lungomare sprofonda, danni pure alle strutture balneari. Invece ad Antonimina, vedete la tragedia avvenuta ieri, allevatore 61enne precipita in un burrone e muore. Il tragico incidente si è verificato mentre la vittima seguiva le mucche al pascolo. Andiamo ad occuparci adesso di elezioni. San Ferdinando sceglie Tripodi, che diventa così il nuovo sindaco della città di San Ferdinando. Andiamo subito al dato ufficiale. Le operazioni di voto nei due comuni del Regino si sono svolte in modo regolare, come accertato personalmente dal prefetto Michele Di Bari. Ricordiamo che erano due comuni commissariati. Superato nettamente Oliva, affluenza scarsa solo il 58,7%. La partecipazione ai comizi elettorali è stata il segnale di un interesse presente rinnovato. Vedete, il commissario prefettizio Francesco Di Bari ieri si è recato nei seggi elettorali sia di San Ferdinando che di Africo. Africo affida al giovanissimo Bruzzaniti il ritorno alla democrazia, dunque ad Africa, uno dei comuni più importanti della Locride, dove si è votato ieri. Vittorioso dunque Francesco Bruzzaniti, insieme con i candidati della sua lista, ha fatto festa durante la notte. Dunque Francesco Bruzzaniti, il nuovo sindaco di Africa, ha conquistato lo scranno più alto del comune, riuscendo ad avere la meglio su Francesco Taglia. Con l'elezione di Bruzzaniti è finita ad Africa la stagione commissariale, durata ben 2 anni e 10 mesi, dopo lo scioglimento per infiltrazione e condizionamento mafioso avvenuto il 31 luglio del 2014. Per restituire al piccolo centro della Locride una vita democratica, i cittadini ieri si sono recati numerosi alle urne. Alle 23, su 2530 aventi diritto, con 495 che si trovano all'estero, il numero si restringeva a 2034, avevano votato 1633, sostanzialmente in linea con la partecipazione tradizionale, intorno ai 1700 elettori. Questa partecipazione ha consentito ad Africa dunque di ritornare ad essere governato da un'amministrazione eletta democraticamente. Buona l'affermazione di Francesco Bruzzaniti, che ha superato l'altro candidato Taglia. A Melito litiga con il fratello e gli rifila una coltellata al fianco. Siamo alla cronaca, protagonisti dell'episodio Francesco e Andrea Crispo, 30 e 22 anni, il primo ricoverato in ospedale, l'altro arrestato per tentato omicidio. Motivi banali alla base dunque del litigio, che poteva finire dunque anche in tragedia. Chiudiamo con le pagine regionali Calabria, la vicenda di Maria Chindamo e l'incubo del silenzio. Non si hanno notizie ormai da diversi mesi, i familiari chiedono verità e giustizia, c'è un tribunale clandestino che decide sulla vita degli altri. Il fratello della donna, scomparsa 6 mesi fa all'Imbadi, non si fa illusione e si batte per evitare che la vicenda finisca nel dimenticatoio. Vincenzo Chindamo segue da vicino le indagini dei carabinieri, che vengono coordinate dalla procura di Vibo Valentia. Vedete località Montalto, in questa foto le tracce di Maria Chindamo si sono perse, ricordiamo, il 6 maggio scorso, davanti all'ingresso del suo podere. In alto vedete l'impenditrice abbracciata alla mamma Pina De Francia durante una festa di compleanno. Pesante eredità, due donne al timone di una famiglia dolorata e smarrita. Vedete lo strazio della mamma: mia figlia era una ragazza davvero speciale.
Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie, ci avviamo verso la parte conclusiva della nostra rassegna stampa. Disastro Regina, siamo già allo Sport, la quarta sconfitta consecutiva, vediamo come viene. Dunque, commentata da Gazzetta, crolla Melfi e strappa con la tifoseria. Gli Amaranto abulisce e senza idee in attacco, sommersi nella ripresa da tre reti in appena 9 minuti. Da dimenticare la prova della Regina ieri contro il Melfi. Il presidente Praticò, Zeman non è in discussione, esame di coscienza invece per il giocatore. Vedete, in questo fotino appare il presidente Mimmo Praticò, si interroga sulle ragioni del nuovo crollo della squadra Amaranto. Le pagelle, le bode inguardabile, mai sano, l'unica luce in avanti, veramente da dimenticare la prova del tridente porcino Coralli Oggiano. Cosenza bello e sfortunato, costretto al pari, finisce 1-1 in via del mare la sfida tra il Lecce e il Cosenza. Roselli, l'allenatore dei Lupi, entusiasta, fiero di guidare questi ragazzi. Bella la prova del Cosenza, che ha dato dunque ieri segnali di grande maturità, ha apprezzato la prestazione dei suoi giocatori. L'allenatore cosentino Catanzaro, troppo nervoso, 3 espulsi e KO, l'ennesima nulla, come vedete servono i cambi tecnici, nemmeno con Zavettieri il Catanzaro riesce a cambiare marcia. L'allenatore al 90° disattenzioni, dice Zavettieri, pagate a caro prezzo. Proseguiamo, Viborese spezza il digiuno esterno con un brindisi, 2-0 a Monopoli, e poi la Palmese si veste da grande, Leonzio al tappeto, e la Palmese sicuramente la squadra del momento, ieri una bella prova e soprattutto le reti di Lavrendi e Crucitti su calcio di rigore. Vediamo subito la sconfitta del Roccella, il Roccella pasticcia nel finale, Gela ringrazia, la squadra Amaranto crolla, controlla il match per 85 minuti, poi crolla per 2 svarioni della difesa. Beffa finale per i ragazzi di mister Galati, Coelho, La Piana ci provano ma non pungono, la svolta con un gol capolavoro di Bonanno. Al 90° Curtale su tutte le furie, errori imperdonabili, dice il direttore sportivo, e questa è la dura analisi del DS del Roccella. Il co-presidente Ascioti rincara la voce, serve subito un cambio di rotta. Dunque Curtale non nasconde l'amarezza per la sconfitta casalinga di ieri pomeriggio al Ninetto Muscolo. Vigor Lamezia non fa sconti, il Corigliano deve arrendersi. Vediamo adesso la sconfitta del Siderno sul terreno di Gallico, Siderno che ha perso 1-0, e come dicevamo il campionato di promozione, girone B, tante sfide importanti. Ieri il derby tra l'altro tra Rosarno e Gioiese è terminato 1-1, 2 lampi tra gli sbadigli, non è stata una bella gara. Taurianovese e Caologna invece è finita 2-2, Taurianovese e Caologna show, bella battaglia e giusto pareggio. Ionici in vantaggio, raggiunto e superati, ma rimedia Cavallaro. Melidona e Moscato per il giallorosso avevano risposto alla rete segnata da Scuteri al 17°. Gioioso e Villese non morto, poche emozioni e reti bianche per la sfida che si è giocata ieri al Lombardo di Marina. Vedete, occasioni da gol solo su calci piazzati, altro niente in una gara terminata giustamente 0-0. Bovalinese cala il poker, siamo in prima categoria. Il Real Gioia conquista il secondo posto, Melicucco non va in bianco, l'Ostignano prova a risalire, importante la vittoria del Real Melicucco 2-0, l'Ostignano invece batte 3-0. La Bovese, non ci sono altre notizie importanti, abbiamo riepilogato velocemente quello che è accaduto ieri sui vari campi per quanto riguardava le formazioni del nostro comprensorio, dove non sono mancate le sorprese questa sera. Commenti, interviste, servizi e ospiti in studio per un riepilogo più approfondito per quanto riguarda la giornata sportiva di ieri. La rassegna stampa d'inizio settimana si completa qui, tutto il resto delle news e per conoscere meglio chi sono i 2 nuovi sindaci eletti ieri alle 13.30 nella nostra prima edizione dell'informazione che stabilmente vi offre Telemia ogni giorno. Grazie per averci preferito, una serena e buona giornata a tutti voi.
Nello studio di architettura e materia trova lo spazio lo showroom Cars, produttore di parquet prefinito. Cars, nelle sue sette essenze lignee, prassino, faggio, rovere, acero canadese, ciliegio, noce e jarrà, ha creato quattro collezioni. Collezione Supreme, collezione Original, collezione Spirit, collezione Linea. Affrettati, Arredo Alvaro effettua sconti dal 50 al 70% su tutta la merce in esposizione per il nuovo showroom. Arredi Alvaro lo trovi nella zona industriale di Siderno. Siamo aperti anche tutta la domenica. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri comunica che sono aperte le iscrizioni alla scuola professionale per parrucchieri. Air Cosmetic è anche il tuo parrucchiere di fiducia e centro estetico. Problemi di caduta, forfara o capelli grassi, la risposta giusta è nei prodotti Air Cosmetic con la nostra officina di produzione cosmetici. Prodotti personalizzati per parrucchieri ed estetisti. Info corsi 0964 29 782. Air Cosmetic SAS di Francesco Meduri, via Marconi a Locri, belle ed affascinate, da una prospettiva lavorativa dinamica e sicura. Cantina Napoli Sbivongi, una tradizione che proviene dall'antica Kaulon. La costante applicazione. Nasce il vino e Napoli Sbivongi, che sa narrare ad ogni sorso un mondo di emozioni e la sapiente arte di fare vino. Il vino di Sbivongi racconta una terra. Garantisce Enopolis Sbivongi. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici con i migliori tessuti italiani. Pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi. Abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale Contrada Riposo a Locri. La scienza medica al servizio del paziente. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Rita Severino,
la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna.